Marcello e Sergio Spadari, potremmo dire i custodi di questo luogo sacro, Molino della Sega. Da tanti anni hanno sorvegliato, controllato, fatto la manutenzione in questo luogo, ripeto che è un luogo sacro, perché qui comincia veramente la prima offensiva post Caporetto dello Stato italiano, che porterà poi al 4 novembre con la fine della guerra e quindi con la vittoria anche della battaglia di Vittorio Veneto. Cosa possiamo raccontare? Più che altro com'era? Perché questo monumento un po' ha ripreso un piccolo monumento che c'era prima. Sì, adesso che... Sì, allora, qui negli anni 60 venivano sempre i ragazzi del 99 che erano sopravvissuti, quelli di Udine, venivano 2 volte all'anno, a giugno per la battaglia del solstizio e a settembre così, durante le vendemmie diremmo. Venivano e chiedevano di andare al mulinetto a vedere, però noi non sapevamo niente ancora di cosa era successo. Siccome venivano ogni anno, dopo a un certo punto abbiamo chiesto: ma cosa andate a vedere, diremo, al mulinetto che non c'era niente? Ha detto: beh, perché qui sono morti i nostri compagni. Questi erano, diremo, soldati sopravvissuti, erano del 268esima Brigata Caserta, che erano a Candelù. Però nel 16-17 novembre erano stati inviati, diremo, a Molino della Sega. E quindi venivano a fare. Da là noi siamo partiti e abbiamo fatto un piccolo cippo per ricordare, questo era negli anni 68-69. Poi nel 73 è stato costruito questo, diremmo, attuale, con l'aiuto anche del comune, mi è capito. Il busto del Maradona. E qui i ragazzi del 99 avevano offerto il busto di Armando Diaz. Però dopo, per una questione di confini, che qui dove si trova lei siamo a San Biagio, però di là siamo subito a Breda. Quindi, per non competenza territoriale, il comune di San Biagio all'epoca ha preso Armando Diaz e lo ha dirottato in asilo a Fagarè, intitolando Asilo Eroi del Piave. E lì c'è il busto di Armando Diaz, che era, diremo, destinato prima, era destinato qua. Quindi loro se lo sono portati via, diremo, ed è leale. Pochi lo sanno, diremo, lo so, sappiamo noi, Sì. perché siamo, diremo, i diretti interessati, mi hai capito? Marcello, loro non ma sono nati. te quindi sei nato qua, da Sì. bambino sei stato qua, Sempre. vero? Ecco, quali sono i ricordi quindi che te da bambino hai su questo luogo? Non è che forse. Bei ricordi, bei, belli e brutti. Questo mulino trasformato in un caposaldo, a volte occupato dagli austriaci, poi rioccupato anche Dagli dagli italiani. italiani. Nel Ed è librettino, rimasto quindi sempre nella storia e voi lo custodite con molta attenzione, come mi dicono, vero? sì, perché questo diremo, come diceva anche il buon signor Santa Rosa, diremo, è un luogo sacro, cioè non è un luogo, diremo, da andare a fare picnic, Bene, mi hai bene, capito? bisogna sempre Questo lottare con diversa gente che perché pretendono di venire qui, entrare in macchina per andare in Piave magari e fare il bagno all'estate. Questo no. Questo non è un luogo, diremmo, questo è un luogo, diremmo, sacro, quindi da O andare là, vogliono da entrare recitare con... una preghera, a Sì. E ricordo, diremmo, di così qui. va mantenuto. Va bene, Ecco, e grazie. così vogliamo che Grazie, sia grazie mantenuto. a O Marcello e vogliono a entrare Sergio con i cani per bene. andare a passeggio. No, per la vostra testimonianza, questo è un luogo sacro, è stato sacro e E sacro deve deve rimanere. rimanere. Deve rimanere. Grazie, Ok, grazie. grazie. Sì, grazie.